Oggi parliamo del bilancio consolidato, che è un argomento ormai quasi ricorrente, perché da diversi anni gli enti sono chiamati ad assolvere a questo obbligo, che fortunatamente si potrebbe dire è stato poi nel tempo progressivamente ristretto a favore, o meglio, a discapito, dei comuni, di maggiore, dimensione, demografica. Nel senso che sappiamo benissimo che oggi il bilancio consolidato deve essere redatto entro il mese di, settembre esclusivamente da parte degli enti con popolazione superiore a, 5.000 abitanti. Gli enti più piccoli sono, per loro fortuna, esentati da questo adempimento che, per quanto ricorrente, presenta sempre alcune problematiche e criticità. Anche perché consolidare delle grandezze diverse con una diversa natura, una diversa origine, a partire da sistemi contabili diversi, non è mai semplice. Per di più, ogni tanto escono alcune pronunce della Corte dei Conti che definiscono determinati aspetti proprio su questo percorso di redazione del bilancio consolidato.